Certo, oggi questo concetto secondo me è ancora più lontano rispetto al passato, cioè per diciamo, l'uomo, diciamo, il modo di, diciamo, l'ideologia, comunque il modo di pensare attuale è così incapace di vedere i simboli come, diciamo, come rappresentazione di concetti astratti e c'è sempre più la visione individualista, cioè, che ha un aspetto giusto, diciamo, positivo, umano, no? Quello di vedere una persona nella sua umanità, insomma, e quindi valutarla anche moralmente. Però ecco, diventa veramente difficile oggi anche un pensiero politico separato da una guida, e questo conclusivamente è una cosa negativa. Però mi sembra un po' così, è così. Si è persa un po' anche al limite oggi la persona e quello che diciamo comunista, diciamo quello che voterebbe un partito comunista, con difficoltà, diciamo a livelli di massa, di base, con difficoltà diciamo, vede veramente quello che è la finalità, il movimento storico, il senso generale, e dice sì, vabbè, ti ripeto, però io qui non capisco, scusatemi, ma proprio non capisco. Noi abbiamo cominciato con il 68 attaccando la storia del movimento operaio. Noi siamo il nuovo proletariato. Abbiamo fatto manifestazione chiedendo i soviet dei malati di mente. Le prime manifestazioni contro Santa Maria della Pietà chiedevano l'autogestione da parte dei malati dell'ospedale, cioè il soviet dei malati. Ci sono state delle manifestazioni in cui alcuni studenti sono apparsi mascherati da operai per far vedere che c'erano anche gli operai. Dopo questa fase siamo arrivati a Beria, Stalin, GPU, il trotskismo non c'è più, cioè saltando la pagina più oscura del movimento operaio. Beria non era neanche del partito, non era iscritto neanche al partito, non si sa chi caspita fosse questo, va bene? Chiamano Diliberto Diliberia, io stesso ho letto su Lotta Continua una lettera di un lettore che invitava il direttore a dare una versione facile dei testi di Mao. Capisci? Perché non lo capiva? Su Avanguardia Operaia io stesso ho letto un fondo di Silverio Cordisieri in cui faceva l'osanna dell'ignoranza. Ora, a questo punto, quando tu hai distrutto l'associazione del movimento operaio, che ci sono fatti distruggere perché facevano i riformisti, però dentro c'erano anche dei compagni, insomma, no? Tu hai fatto tutto un erba, un fascio, e hai dato queste indicazioni. Mi spieghi perché un operaio te dovrebbe la lettera? Perché? Quando sono state fatte delle assemblee, questo, guardate, è vero, sta parlando X, Y sale sulla cattedra perché ha la prima di lettere, l'interrompe e dice, ti ricordi X, sono due uomini, X e Y, ti ricordi quello che abbiamo fatto questa notte? Come caspita puoi pretendere di un operaio del diretto? Quando ti sei battuto contro chi protestava contro la droga,
quando a me è successo, una persona che conosce anche lei, tutti i compagni intorno, brava, brava, perché? Perché questo ha partecipato del padre. C'è anche risvolto, c'è anche risvolto, mi ricordo Maurizio proprio che raccontava quando si andava il Partito Comunista, mandava alle manifestazioni dopo il caso Moro con le bandiere della DC. No, scusami, no. Perché questo non è corretto, perché il Partito Comunista muta e muta profondamente, se non altro dal tempo di Pinochet, dal tempo